Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon, alla mia destra, anche se non la vedete, c'è Simona di Simon & Simon. Ciao. E questo è Kerbal Snack Program. E non siamo in live perché probabilmente sarò troppo impegnato per essere in ufficio, per essere presente, ma non mi lasciamo senza video e anzi cerchiamo di completare la missione che abbiamo iniziato la settimana scorsa e quindi rilanciamo la nostra sonda di esplorazione per Eve, sperando che non sbagli a fare decoupling come è successo nella live. Il video, la mia idea, poi adesso vediamo se sono bravissimo. Il video sarà un pochino con un po' di taglio per essere un po' più snello, ecco, quindi non mi spaventate se vedete cose che passo da una cosa all'altra, perché appunto è tagliato il video, semplicemente. Non cito più del solito. Si chiama editing. Si chiama editing, dice Simona. Abbiamo già la nostra sonda da poter lanciare, ma al solito abbiamo queste cacchio di mod che non so perché me le sono installate, per cui dobbiamo ricostruire la nostra astronave. Space plane hangar. No, non voglio launch guscio, voglio andare qua. E recuperiamo il nostro razzo, così chi non ha visto la live vede anche com'è fatto. Una serie di esperimenti scientifici che hanno lo scopo di farci prendere quanti più punti scienza possibili da Eve. Dovrebbe essere messo abbastanza bene in delta V. Eccolo essere abbastanza potente di delta V. No, non voglio fare stage recovery. Anche se dobbiamo iniziare a pensare anche a quello. Ecco qua, abbiamo la bellezza di 5700 e passa metri al secondo di delta V, quindi ce ne vogliono 2000 più o meno per andare alla nostra orbita, quella di Eve, e altre 2000 perché sono scarsi a fare le manovre per venire catturati dall'atmosfera. Nello scorso video ci mancavano 600 metri al secondo per circolarizzare l'orbita, quindi e avevo decuplato questo stadio qua per sbaglio, che ha la bellezza di 1000 qualcosa di delta V, già solo quello stadio lì. Spero che questa volta vada un pochino meglio. Ma probabilmente faccio leave senza fare niente. Probabilmente non abbiamo nemmeno bisogno di lanciare, di costruirlo, perché abbiamo l'altra mod che ce lo manda direttamente in orbita, che è la KSTS, come si pronuncia non lo so. Ce la facciamo costruire. KSTS. Kerbal Transfer System. Kerbal Space Transfer System. Kerbal Educational Channel. Vogliamo costruire. ASTS. Hey, STS. Vogliamo costruire il nostro. Salute! E lo facciamo costruire dalla nostra stazione spaziale, mandandolo su con questo. Tutto questo viene a costare 88.000, ma vabbè, ce l'abbiamo. Quindi acceleriamo. Finché non è pronto, cioè questo contatore scende. In realtà poi la finestra per Eve non penso che non mi aspettare troppo per trovarla. Mi sa che più andiamo esterni come pianeti peggio è. Con i pianeti interni forse poca la. Lo incontriamo ogni poco. Il motivo scientifico di questa cosa non lo so, però mi fida abbastanza. Quindi trasportiamo sulla nostra questo. E gli facciamo il pieno, ecco qua, ed ecco qua. Quindi abbiamo pagato un po' di più che fare il lancio normale, però almeno ci siamo risparmiati di fare il lancio, che non è poco. Poi prenderei il Kerbal Alarm Clock, che è un altro mod, chiudiamo pure questo, e vedrei appunto quando è che c'è la finestra. Transfer window da Kerbin per Eve. Un anno, e ho appena detto che ci voleva poco, e non ci vuole poco invece. Questa simpatica attesa ce la facciamo dentro la tracking station. E eccoci qua, manca più o meno un 40 minuti. Mi sembra che per fare un'orbita ci vuole mezz'ora, quindi abbiamo un'orbita in più da aspettare, ma possiamo già iniziare a fare le nostre manovre. Torniamo sul nostro. Abbiamo due cose uguali, vabbè, uno è in orbita interna a Kerbin di sicuro lui.
Non ho attivato i pannelli solari, ma abbiamo dei pannelli solari passivi, diciamo, già sopra, quindi non penso che avremo problemi. Se si carica la nave, ovviamente. Cosa ho fatto? Ricapitolando, l'ho mandata vuota, senza carburante, e poi ho mandato il refuel. L'ho fatta costruire alla stazione spaziale. Ok. Che è là in fondo. Sembra ancora intatta per adesso. Facciamo un bel F5, che non basta mai. E ci prepariamo con la nostra manovra. Allora, se dobbiamo andare verso l'interno nel sistema solare, dobbiamo andare quando è giorno. Prograde dal lato luminoso di Kerbin. Viceversa dal lato buio, se dobbiamo andare sul lato esterno. Vediamo se ho detto una cosa giusta. Abbiamo anche un incontro con la Luna, tra l'altro. Mi sa che ci schiantiamo sulla Luna, semplicemente, no? Non vedo l'uscita da questo tunnel di lunosità. Perché tu sei un lunone. Lunone. Che magari è una parolaccia, non ho mai capito cosa volesse dire in asini. Lunone. Un sempliciotto, un... Troppo interno, troppo interno. Ok. Spostiamo un pochino più in qua, proprio a metà della parte illuminata. Ok, non dovremmo più incontrare la luna così, ok. Perfetto, un'altra difficoltà che abbiamo la differenza di inclinazione, ma questa la possiamo correggere in un secondo momento. Ho visto una cosa molto bella. Volevo zoomare sul pianeta, ma non ce l'ho fatta, ma ho visto che girava intorno in sostanza, quindi probabilmente avevo già l'aerobrake. Pagando pochissimo, tra l'altro. Allora, accendiamo il motore al massimo, subito, activate engine al massimo e buttiamoci dentro anche gli RCS, perché la manovra da fare è veramente, veramente difficile. E se a questo ci aggiungiamo il fatto che c'è Moon qua vicino, quindi se non la facciamo in tempo l'influenza di Moon ci manderà fuori rotta. E in più quello che c'è. Troppe R, fuori rotta. Fuori grotta, siamo alla pizzeria. E in più il. Esiste una pizzeria che si chiama fuori grotta? Sì. Davvero? Sì. Dove? Fuori grotta. Pizzeria fuori grotta? Da Fuori. qualche parte in Italia? A Betlemme. Questo è orribile. Era per il clima natalizio. Quindi appunto ho avuto un po' di problemi legati un po' alla mia incapacità di fare le manovre orbitali e vabbè, lo Manovre fuori sapevo. grotta. Manovre fuori rotta. E un po' al fatto che Kerbal sta sclerando un pochino, già mi ha crashato all'avvio, più adesso l'orbita non è che me la dice proprio giusta giusta e non è che se non me la dice lui io la posso calcolare a mano. O me la dice o me la dice. Moon che si spunta all'orizzonte. Si sputa. Si sputa. E siamo già a buon punto per la nostra manovra. Siamo un pochino in ritardo, non c'è modo. Il mio salvataggio parte che siamo già in ritardo, quindi non si può fare niente. Possiamo forse aspettare. Adesso vediamo se non. Anche questo tentativo va male. Tipo il dodicesimo. No, è il terzo. Se anche questo tentativo va male facciamo tutto in due orbite, perché mi sono tenuto un'orbita di margine, ma comunque siamo su scala di anni e si incontrino, che sono in posizione ottimale, quindi un giorno più, un giorno in meno, cambia poco ai fini della delta V necessario. Non ci costa tanto, mi costa molto di più correggere la manovra se la sbaglio, come
che sto facendo adesso. Stiamo usando gli EOCS che ci danno 200 metri al secondo di delta V in più. Questi serbatoi che ho qua, tanto vale usarli visto che non ci serviranno più avanti. Ok, iniziamo ad incontrarci con Moon. No, tra poco smetteremo di incontrarci con Moon. Moon, smettila, sta buona. Stiamo per collassare dentro Moon. E vedete che adesso è impazzito quello che calcola l'orbita. È impazzito. Spero che continuando su questa direzione, che è quella giusta, a un certo punto ritorni a posto. A un certo punto non incontriamo più Moon. Semplicemente. Ecco qua. A questo punto la nostra orbita com'è? Meglio o peggio? Ma sembra che incontriamo ancora Moon in effetti. Dobbiamo uscire dalla sfera di influenza di Carpin. Chiudiamo questo. Così posso accelerare quanto cacchio mi pare. Qua. Allora, Eve è qua. Non siamo messi troppo male, dai. 2.1 è l'inclinazione. Vedete, c'è un mezzo punto di incontro qua. Che è stato sfasato dal fatto che non ho fatto proprio le manovre al momento giusto. Cosa avete visto? Sembra che l'orbita faccia il giro intorno. C'era un modo per riuscire a centrare sul pianeta che deve riuscire a cliccare. Non voglio mettere il nodo qua, voglio solo cliccare su Eve e fare focus. Eve intanto è qua, giusto? Dobbiamo prendere dov'è effettivamente. E vedete la nostra orbita com'è. Così è peggio. Così sembra essere meglio. Vedete, siamo talmente... là! Questo è perfetto. Questo è perfetto. Ci costa pochissimo delta V finire la manovra. Non capivo mai come facessero a fare manovre così precise senza vedere dove si arrivava. E invece c'era il metodo. Si fa così. Perfetto, ho scoperto una cosa utilissima. Spero di averla fatta scoprire anche a voi. Quindi mettete il fuoco sul pianeta e vedete dove andate a finire in sostanza. Una volta che siete in orbita intorno al pianeta. Quindi passate vicino. Questa è l'orbita che avrò, va benissimo. Peppa, 200 km, siamo proprio nell'atmosfera, siamo. Ecco qua, un po' di meno. 190, 173, 160. Con gli RCS lo sto facendo. Sto finendo la manovra con gli RCS. F5 a manetta, proprio che questa non mi aveva mai più un'orbita fatta così bene. Il budget è sempre quello, non ci stanno dando altri soldi stranamente.
Non so se quest'altro, l'altro modulo che abbiamo mandato ci può aiutare a pingare il segnale. Mi riprenderei il focus sul nostro razzo. Giusto per essere sicuri che sia quello giusto. Anche, visto che ne abbiamo due. Che si chiamano uguali. E infatti è quello sbagliato questo. Perfetto! Ok. Beh, prendiamo l'altro che si chiamerà identico. Ma dovrebbe essere più vicino. Spero che non abbiamo già passato il punto in cui gli passavamo vicini. No, 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 è qua, è qua. Ok. Riusciamo ancora a trasmettere su Garmin alla potenza massima, che è ottimo. Mi manca uno stadio e mezzo. Che spettacolo. È inquietante quanto gli passiamo vicino. Infatti farei un altro salvataggio. Give encounter. Ok, così sappiamo che cos'è il salvataggio. Sempre salvataggio 1, salvataggio 2. Non capiamo più una mazza poi. E intanto ci becchiamo una vista stupenda di Eve. Okay, eccola qua. La mia idea è di fare una manovra proprio sul periasse di questo tipo. Tac. Cerchi di un po' di delta V, ma neanche troppa. Un'altra manovra che potremmo fare è di passare dentro l'atmosfera e rallentare così. Ma non avendo gli scudi è un pochino rischiosa. Almeno fare un passaggio per prendere un po' di punti scienza. Almeno quello. Che se noi facessimo così, vedete, ci fa fare già l'aerobreak. Potrebbe anche andare bene in effetti, eh. Prendiamo tutti i punti scienza al primo giro. Una cosa così, soft, di passaggio nell'atmosfera. Siamo veramente al limite. Così. metri al secondo, ce ne dovremmo ancora avere, hai voglia. Beh, non sta cambiando... Ah, così ci stiamo proprio schiantando. È un po' troppo deciso così. Rialziamoci un attimo. Va bene passare sull'atmosfera, ma stiamo esagerando così, eh. Ecco, così almeno abbiamo un paio d'orbite per fare tutto. Vediamo se già qualche esperimento può essere fatto e rilanciato.
No. Zero proprio, non c'è troppo per gatti. Mr. Goo forse dà ancora qualcosa. No, solo se lo riportiamo a casa. Lo stesso vale per tutti gli altri. Ne provo qualcuno così, ma temo che siamo ancora troppo lontani. Oddio. Ma adesso siamo più vicini, è cambiata la telecamera, infatti possiamo trasmettere un po' di scienza. Guardate, si apre tutto come un fiore, guarda che belli tutti questi esperimenti, gioiosi e felici. Anche il termometro facciamo. Si continua poi a chiudere. E qua di nuovo 38 punti scienza, ce li bruciamo così. E anche un Mr. Magoo ce lo bruciamo così, va. Ce ne teniamo un altro nel caso riuscissimo miracolosamente ad atterrare. Ok, il magnetometro anche ce lo possiamo richiudere dentro, richiudiamo tutto dentro. Ok, chiudere anche i pannelli. Vabbè, che se i pannelli solari si distruggono abbiamo ancora quelli fissi, eh. Non è un grossissimo problema. Ci giriamo in retrograde, oddio, sto già perdendo quell'antenna. Sto perdendo già tutto, oddio. Cose che esplodono, cose che sta esplodendo tutto. È stato bello. Non so cosa rimarrà di questa bellissima sonda. Qualcosa è rimasto. No. Qui già c'è la nostra sonda che ha provato ad atterrare ed ha fallito miseramente. Ok, è stato bello comunque. Io tornerò allo Space Center a vedere quanti punti scienza abbiamo fatto. Spero una valanga. Spero che non crashi il gioco. Punto 2. Prima di schiattare ha fatto in tempo a completare la sua missione. Quindi siamo comunque soddisfatti. Abbiamo 359 punti scienza. La missione è stata conclusa con successo. Un'esplosione di successo è stata. Grazie per averci seguito e alla prossima. Ciao!